Certo, è difficile fare adesso una sintesi. Ovviamente la prima cosa che mi viene in mente è il momento abbastanza irripetibile, oltre che emozionante e commovente, che abbiamo vissuto stasera. Speriamo di poterne avere altre occasioni, soprattutto il momento di premiazione dei premi alla carriera, che per me è stato particolarmente emozionante. Comunque, vado avanti un attimo intanto con i ringraziamenti, perché il fatto di ricordare la memoria penso sia un dovere anche per noi che cominciamo, quindi a nome di tutto il Consiglio Direttivo ringraziamo per la fiducia l'Assemblea intera, che è stato un momento importante di aumento di condivisione e partecipazione. Sono stati citati i 120 votanti, l'elezione non bulgara, una forchetta che ha riguardato tutti quanti i membri del Consiglio e dei vari ruoli più o meno nella stessa direzione, ma anche altre espressioni di voto significative e importanti che poi vedrete quando verranno pubblicate. E ringraziamo il past president, futuro past president, questo è con tradizione, questo simbolo, per la fiducia nella proposta di questa compagine, di questa nuova squadra. I passati altri presidenti, Scarascia, Borghetti, Viola, e anche, se consentite, io personalmente volevo anche ringraziare tutto il mio gruppo di lavoro del Molise, che è la regione piccola piccola, però è rappresentante con 7% dei partecipanti, non credevo che abbiamo superato il solito 1,1 che caratterizza la ponderazione della regione a livello nazionale.